Che noi non dobbiamo dimenticare che le banche tedesche hanno avuto aiuti di Stato per 197 miliardi. Nonostante questo, Deutsche Bank ha delle sofferenze dichiarate di 31 miliardi di euro e tutto il sistema Sparkasse, che sono le cosiddette casse di risparmio, che sono pubbliche in Germania, hanno in pancia 85 miliardi di titoli, diciamo, tra virgolette, malati. Certo. Quindi la situazione non è quella che ci viene rappresentata così, con questo sorrisino che spesso lascia un po', come dire, il tempo che trova, come per dire, noi sappiamo più degli altri, voi adesso arrangiatevi, perché non, le cose non stanno così. Certo, c'è da riformare questa casa europea, ma non è che c'è da riformare semplicemente rifacendo una rifondazione andando a scomodare Ventotene e Spinelli. Quel progetto è fallito. Cioè il progetto dell'unione politica, dell'unione dei popoli, tutta quella cosa è fallita. Noi dobbiamo pensare se ancora oggi sia utile... È fallita, forse non è mai iniziata. Ma no, non è mai iniziata, appunto perché è fallita, perché cos'è diventato il problema? Oggi noi confondiamo l'Europa con l'Unione Europea. Sono due cose completamente diverse. Faccio un esempio. Svizzera e Norvegia stanno in Europa, eppure non sono parte dell'Unione Europea, ma sono parte dello spazio economico europeo, così come sarà per l'Inghilterra, che adesso ha votato con la Brexit l'uscita dall'Unione Europea. L'Unione Europea non è l'Europa o ancor più lo spazio economico europeo. L'Unione Europea è un monolite sovranazionale che invade con la sua burocrazia e con le sue normative i diritti nazionali e le leggi nazionali che sono state organizzate in funzione della situazione economica e sociale di ciascun paese. Allora noi dobbiamo ritornare al concetto di Europa come spazio economico di libero scambio delle merci e dei cittadini, che nulla ha a che fare con il continuo recepimento di normative e direttive che violentano il nostro sistema di diritto, perché questo ci mette in grande difficoltà e ne abbiamo avuto la prova. Quindi il tema è, c'è sicuramente da riformare, c'è sicuramente da ridiscutere, però bisogna essere chiaramente onesti con i cittadini. Concludo dicendo un'altra cosa. Se lo Stato a un certo punto mi obbliga a mettere i soldi in banca, perché voi sapete tutti che siamo obbligati a mettere i soldi in banca, no? Se voi prendete lo stipendio non è che potete andare a farvi dare i soldini dello stipendio, come una volta che si chiamava busta paga perché ti mettevano i soldi in una busta. Adesso tu sei obbligato a transitare quei soldi in banca. Allora, se io cittadino sono obbligato dallo Stato a mettere i soldi in banca, lo Stato mi deve garantire che questi soldi in banca io non li perdo perché il banchiere di turno va a fare le sue speculazioni, se permettete.